Questo è Digitalia. Signore e signori, i gingilli del giorno. Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per digitaliani. Alla fine della trasmissione Voci Digitalia selezionano sempre per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino. Facciamo cominciare Michele? Sì, allora, l'abbiamo visto una decina di giorni fa tutti quanti, l'attracco della navicella spaziale di Elon Musk. Che emozione, tanti razzi saltati in aria, che figata, finalmente qualcosa di utile. Non ho capito se c'era del sarcasmo nelle tue parole. Perché devi vedere sempre, hai la coda in paglia? No, però ti conosco, però un po' ti conosco. Ma non sono mica così, non sono così malmostoso come mi dipingi, Michele, dai. E quindi, cambiando discorso, dicevamo, c'è un simulatore di attracco alla Stazione Spaziale Internazionale, originale di SpaceX, andando su iss-sim.spacex.com. Tramite browser potete vivere questa esperienza di fare di attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale. E se siete, siccome SpaceX è un'azienda americana e vuole essere rappresentativa di tutte le categorie, se andate nelle opzioni è possibile scegliere anche la visualizzazione della Terra piatta. Oh, finalmente. In che senso? Questo si chiama essere inclusivi. Esatto. Quindi, se siete dei terrapiattisti, siete rappresentati anche da Elon Musk e dal simulatore di attracco alla Stazione Spaziale Internazionale. Michele, terrapiattisti o terrapiattiste? Perché non dobbiamo questi stereotipi. Terrapiattist asterisco. Ok, perfetto. Perché le wild card salvano. Sai quanti matrimoni sono stati salvati dalle wild card? È come quello wild soprattutto. È come quello questo che c'è un po' sofisticata, però. È come quello che gli suona il telefono, lo raccoglie la moglie e c'è scritto Jessico Calcetto. Jessico Calcetto. Però è una wild card. Va bene, bello però. Tu sei riuscito ad attraccare? Ci hai provato? Ci ho provato, no, non ci sono riuscito. Non ci sei riuscito. Si è perso nello spazio. Non deve essere facile. Era Elite, uno dei primi giochi di esplorazione spaziale. Una delle cose più difficili da imparare era attraccare proprio alle varie stazioni spaziali, perché le stazioni spaziali per qualche motivo ruotavano continuamente sul loro asse. E tu dovevi centrare l'apertura, il portellone che era della stessa forma più o meno della tua astronave, e quindi dovevi entrare girando. Era una cosa abbastanza... Chi ha giocato a Elite? 2001 il Siena Spazio, ragazzi. La scena dell'attracco alla stazione spaziale è tutta quella, è il valzer. Sì, ma guardarla... Infatti va giocato con un valzer di sottofondo. Guardarla al cinema sono capaci di tutti. Farla in pratica con un videogioco è un altro paio di maniche. È sempre il solito discorso, la differenza tra la teoria e la pratica. Concordo. Francesco, ci regali un gingillo del giorno per oggi? Volentieri. Vi ricordate i video di MTV negli anni 90, gli MTV pop-up, quelli che durante le canzoni compariva sotto il plup e ti raccontavano i retroscena della canzone, del testo, del video, della band, cantante? Sì. Esatto, io ho recentemente notato che alcune di queste canzoni, di queste cose, sono presenti su Spotify nella versione premium sul cellulare, ma non si trovano da altre parti. In realtà c'era questo Powered by Genius, e sono andato a scavare. Esiste un sito bellissimo, genius.com, che raccoglie le lyrics di un sacco di canzoni, di una marea, praticamente quasi tutte. Con questo arricchimento, però, che sulle strofe delle canzoni racconta intanto anche un po' di storia di come è nata la canzone, del cantante, eccetera. Per cui si riesce a scoprirne qualcosa di più in maniera interattiva grazie all'integrazione con Spotify, o direttamente, se uno non ha Spotify, non ha l'abbonamento, usa i client desktop per qualsiasi altro motivo, direttamente sul sito, cercando la canzone, guardando le lyrics, e quando c'è una parte evidenziata, passandoci sopra compare un hint, un piccolo pop-up che racconta insomma qualche segreto. È un buon modo anche per imparare qualcosa in più dalle canzoni, conoscere qualcosa, avere il trucchettino da dire agli amici. Fantastico, che roba bella.
Grazie Francesco, grazie mille. Max, tocca a te. Stupiscici. Allora, sì, vi stupisco davvero, perché diciamo è evidente che io abbia un filone di, diciamo, di gingilli abbastanza impegnativi. Invece stavolta ho beccato per caso un sito dove c'è una simpatica pagina la quale fondamentalmente fornisce la seguente informazione: quanti soldi sta facendo in questo momento un determinato videogioco? E quindi su questa pagina è possibile vedere in tempo reale, diciamo, penso che sia una simulazione, nel senso che c'è una previsione basata su quelli che sono gli acquisti, le spese, diciamo, su quello specifico videogioco in quel momento. È possibile vedere, appunto, scorrere il tempo in un orologio e vedere le varie diverse versioni del videogioco o dei videogiochi quanto stanno guadagnando. Per esempio, io ho lanciato questa pagina quando abbiamo iniziato a parlare dei gingilli del giorno, sono passati 4 minuti, 58 secondi, 59 secondi, 5 minuti, e posso dirvi che Fortnite Battle Royale in questo momento ha guadagnato 13.000, 14.000, 15.000 sterline. Ma Fortnite è gratis! Davvero? E come si fa allora? È interessante quando penso a... Molto. Quando sul giornale parlano dei nuovi sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, loro hanno una cosa uguale, hanno una pagina web con scritto Massimo De Santo e vedono e là vedono i soldi che scendono. Andiamo a fare un controllo al professore. E allora vengono a portarmi qualcosina, perché se guardano il mio conto corrente, guarda, soprattutto quando sono tornati i figli, no, per il coronavirus ha avuto questo bellissimo effetto per la mia famiglia, che i figli che prevedevo che si sarebbero laureati da remoto eccetera, cioè, sono tornati a casa e quindi le spese cresciute in maniera incrementale, il conto ho scoperto una categoria nuova di persone che si sono arricchite oltre a Jeff Bezos durante la quarantena: i venditori di bombole di propano. Oddio. E voi vivete, voi vivete nelle grandi città e nelle città e cucinate col gas che vi arriva col metano di casa. Ma in campagna, parlavo con una persona che si occupa di questo nelle campagne attorno a Siena, e lui di lavoro ha un magazzino e vende le bombole di propano. La gente non c'è il metano e cucina con la cucina a gas. Quando finisce la bombola, ne ordina un'altra, gliela portano a domicilio, se la vanno a portare, portano il vuoto, gliene danno una nuova, la attaccano sotto la cucina. Durante la quarantena la gente è rimasta più a casa, l'abbiamo visto tutti su grigliate internet, a morì. E beh, come ti gratifichi? Non puoi fare niente, non puoi uscire, eccetera. Cosa fai? Cucini, no? Avete visto sparire la farina, il lievito, eccetera. E la gente ha cucinato. Per di più, coi figli che magari tornavano a casa, robe del genere, per cui dalla città verso la campagna non ha mai venduto così tanto le bombole di gas come durante la quarantena del coronavirus. E lì è come... le crisi spostano gli equilibri. Che si sono arricchite. Anche tu dovevi vendere il gas, non fare il professore, Max. Ma saperlo, a me mi hanno messo davanti a un terminale a Pavide Teledidattica. E vedi. Davanti al terminale. Certo, al terminale soprattutto. Non alla telescrivente. Al video terminale. Un bel terminale vecchi tempi. Infatti. Va bene, è sempre su terminali e telescriventi, siamo qui, l'ultimo gingillo per oggi. Dovete fare test di velocità per il vostro collegamento, per la vostra rete, quello di un amico, vi installano, non capite perché andate così piano, robe del genere. Beh, di solito c'è un punto di riferimento che è lo speed test net, lo utilizziamo da sempre. Però, ne ho scoperto, forse è uscito da poco, non lo so, uno che è qualcosa un po' più raffinato e anche gestito da chi della velocità della rete ne ha fatto un mantra aziendale da sempre, che è la mitica Cloudflare. Cloudflare si occupa di sistemi di distribuzione, di CDN, di sistemi di routing contro gli attacchi di DOS. È veramente un gigante. Qualche mese fa, forse un paio d'anni fa, ha introdotto anche un sistema di DNS molto performante di cui vi abbiamo parlato. Ebbene, oggi c'è online anche la
pagina di Speed Test, speed.cloudflare.com. Che dirvi, come lo Speed Test che conoscete, ma molto molto particolarizzato, vi dà qualche dato in più sulle misurazioni che fa, vi dice latenza, jitter e tutto, un po' di grafici, la rappresentazione grafica del vostro collegamento rispetto a dove è il server di test. Mi sembra una cosa fatta molto bene. speed.cloudflare.com, insieme a tutti gli altri gingilli del giorno sulla pagina della puntata di questa settimana, che come sempre digitalia.fm/527.